anche un po' di tenerezza, magari solo una carezza, e ti costa, lo so, lo so. Generazione di fenomeni, chi siamo noi? Generazione di fenomeni, ma come mai? È vero che la palla più importante che hai dato in vita tua è stata la veloce ad Andrea Lucchetta alla semifinale contro il Brasile. In Brasile, pensate, 27.000 spettatori. E l'ordine era un altro? Ma no, non mi dico, no, lì no. Non c'era stato nessun ordine, lì... È parte delle leggende metropolitane. È una squadra da leggenda, quindi viviamo anche di qualche leggenda. Questa domanda me l'ha fatta in parecchi, no? Cioè, lì bisogna avere sangue freddo, dare lì, giocare contro il Brasile, 25.000 persone che ti urlano contro, al tie break, dare una veloce Lucchetta. Insomma, però, no, però istintivamente, no, con Lucchetta sicuramente c'era un bellissimo affiatamento, però magari molti hanno detto, Francesco, fai poterlo rispondere, Io mi sono sentito di dare la veloce a Lucchi, e Lucchi l'ha messa, ha fatto una buca per terra sui 3 metri, quindi meglio di così, però in quel momento mi sono sentito di fare così e fortunatamente è andata bene. Ma sì, è andata benissimo, no? Bene. Vi dico la verità sulla storia dell'alzata di Lucchetta. Io ero lì presente, ero di passaggio vicino alla panchina. Allora, Velasco ha detto: dalla a tutti tranne che a Lucchetta. Ma c'erano 27.000 persone, forse Paolino ha sentito Lucchetta e gliel'ha dato. Questa è la versione ufficiale, da leggenda, è la versione da leggenda. C'è un aneddoto velocissimo che si può raccontare una sera prima di una gara importante o la sera dopo la gara importante, la però dopo. Che si possa sulla raccontare sera dopo, la sera dopo, dopo ce ne sono tantissime. Beh, guarda, mi metti un po' in difficoltà perché effettivamente con Lucchetta e Zorzi, insomma, ci sono delle cose che non si possono raccontare tanto. L'unica cosa era con Lucchi, diciamo, si faceva un po' di filosofia, nel senso che lui non sapeva quello che diceva, noi non capivamo quello che diceva, non metteva le virgole, non metteva i punti, quindi non si capiva niente. Zorzi si faceva qualche domanda di quelle pesanti. Fai un esempio? Quanto dura l'eternità? Allora potete capire come il gruppo si cementava abbastanza, ognuno... Diciamo, c'era un'accettazione ampia dei nostri pregi e dei nostri difetti. Non mi fa raccontare altre cose che non va bene. Grazie. Grazie a voi.